ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi finalmente riprendiamo con i video di tutorial del make-up, perché ne approfitto per il semplice fatto che mi devo truccare. Perché non realizzare un tutorial make-up insieme a voi? Quindi ne ho approfittato, ho preparato tutto l'occorrente qui nel tavolino e sono pronta e gasatissima per incominciare. Premetto che sicuramente sentirete delle voci, perché come vi dicevo nel video precedente, la casa è piccola e quindi purtroppo i rumori si sentono molto frequentemente. Detto ciò, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati e poi di seguirmi su Instagram. Detto ciò, sistemo un po' l'inquadratura così potete vedermi anche da vicino e capire più o meno anche i colori che utilizzo. Prima di incominciare voglio farvi vedere quali sono le palette che utilizzeremo in questo video tutorial. Io utilizzerò la Revolution Reloaded Neutrals 2 della Makeup Revolution, questa qui, e poi utilizzerò la nostra palette New Nude Miss Rose, quella che abbiamo analizzato ecco insieme nel video precedente, che vi lascio tra l'altro qui in giro. Quindi direi di iniziare, sistemo l'inquadratura e ci vediamo dopo per l'inizio del video tutorial. Dopo aver sistemato l'inquadratura, spero che mi vedo bene, metto il mio cerchiettino per non sporcarmi, anche se premetto che non utilizzerò fondotinta perché ho messo il siero e la crema per il viso. Non mi sento di mettermi sinceramente il fondotinta, quindi questo tutorial sarà senza fondotinta. Voi potete ovviamente mettere il fondotinta, quindi io non lo metto, però voi potete tranquillamente metterlo. Allora, io direi di iniziare utilizzando questo correttore che mi hanno regalato. Come potete vedere è un campioncino, non so di quale marca sia questo correttore, ma è ottimo, è un correttore in crema, è ottimo. Allora, applichiamolo. Sinceramente non so quale sia la marca, perché ovviamente come potete vedere è un campioncino, ma so per certo che è praticamente un correttore che è stato preso da una farmacia, quindi comunque sono prodotti farmaceutici, se si dice così, farmaceutici. Sono dei prodotti di farmacia, quindi sicuramente è ottimo. Stendiamolo anche dall'altra parte. Dopo aver steso il nostro correttore, io utilizzo sempre la mia fidata Cipria Color Trend by Avon della tonalità Translucent, che tra l'altro devo riacquistare perché come potete vedere praticamente mi sta finendo. Fissiamo il nostro correttore così. Dopodiché direi che possiamo incominciare a utilizzare i nostri ombretti. Sì. Allora, io direi di prendere la nostra palette nude dello scorso video e utilizzare, innanzitutto prendere un pennello per sfumare questo qui. Direi di utilizzare la tonalità Teddy, questa. Se si vede bene, questa qua, e stendere il colore in, scarichiamo ovviamente come faccio di solito, e stendere il colore su tutta la palpebra mobile.
procediamo anche dall'altro lato. Poi direi di utilizzare un altro colore più o meno chiaro come questo, e quindi direi di utilizzare la tonalità Secret, che sarebbe questa. Prendiamo il nostro colore sempre con lo stesso pennello, ovviamente facendo avanti e indietro in questo modo. Facciamo la stessa cosa ovviamente anche nell'altro occhio. Così. Poi, sempre con lo stesso pennello, utilizziamo la tonalità Lace, che sarebbe questo viola chiaro. Otterrete il risultato che volete. Io voglio che si veda un po' di riflesso con il viola, quindi ne metto ancora un altro poco. Ovviamente tutto ciò lo dobbiamo sfumare. Prendiamo un pennello pulito e sfumiamo per bene. Questo è il risultato. Poi questa la posiamo e utilizziamo invece, ho dimenticato di mettergli questo, ma vabbè, piccoli dettagli. Utilizziamo invece la nostra palette della Make Up Revolution. Ovviamente utilizziamo un pennello per stendere, quindi piatto, un pennello piatto. Ora applichiamo questo colore. Poi direi, per concludere con gli ombretti, sempre nella palette della Make Up Revolution Reloaded, utilizzeremo questo colore, che sarebbe un colore super shimmer, ma proprio super super shimmer, un viola bordeaux. E dopo aver steso i nostri ombretti, adesso direi di applicare la matita. Io utilizzo una matita dell'Avon, della linea Avon True, ovviamente nera. Avrei voluto mettere l'eyeliner, ma per questione di tempo metto la matita.
applichiamo il nostro mascara e io utilizzo questo mascara della L'Oreal Fast Lash X Fiber, sì, che ha due, diciamo, contenitori, uno con una sorta di primer e l'altro poi con ovviamente il mascara, ed è un mascara allungante. Dopo aver applicato il primer in entrambi gli occhi, andiamo con il contenitore numero 2 che contiene appunto il mascara. Dopo aver applicato il mascara in quest'occhio, adesso lo applichiamo in quest'altro occhio. Dopo aver applicato il mascara, infine concludiamo con il blush. Io applico questo blush che mi è stato sempre regalato, quindi sotto forma di campioncino, insieme al correttore. Quindi lo applichiamo qui. È molto delicato, quindi ne applico un poco di più. Un po' di illuminante sempre dalla palette della Make Up Revolution. Io utilizzo questo colore e questo colore insieme, questo colore qui e questo colore qui. Questa palette, ad esempio, come tante altre del brand, sono davvero ottime in rete e quindi anche qui su YouTube, oltre a me ovviamente, troverete tantissimi altri tutorial dedicati a queste palette. Io ho provato soltanto gli ombretti, come potete vedere, ma mi trovo benissimo, sono davvero super pigmentati e soprattutto i prezzi del brand, appunto, Make Up Revolution, sono anche molto convenienti. Infine, per concludere questo tutorial di questo make up, io utilizzo un rossetto Avon della linea Perfecti Matte, non so se si pronuncia così, ovviamente con l'inglese non sono, come vi dicevo, tanto amica, spero che si pronunci così. Comunque, questa è la tonalità Berry Blast. Io di solito, quando applico un rossetto matte, preferisco idratare prima le labbra, ma per questione di tempo purtroppo non ho potuto applicare il burro cacao. Vi consiglio, ogni volta che appunto applicherete un rossetto matte, applicate prima il burro cacao in modo che le labbra si idratano, tenetelo per su, diciamo, per circa 5 minuti, poi lo togliete ovviamente e applicate il rossetto. Noterete che le labbra saranno idratate e soprattutto non secche, perché di solito il rossetto matte secca un po' le labbra, quindi per questo meglio applicare prima il burro cacao, idratare le labbra e poi applicare il rossetto matte. Questo è il trucco finito, spero che si veda bene, è questo qui. In caso comunque vi farò qualche scatto per farvi vedere il trucco finito.
Spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti, che soprattutto il video tutorial vi sia stato utile. Io vi lascio giù in info box il link per poter guardare tutte le palette della Makeup Revolution, perché davvero, ragazzi, vale tantissimo. Vi lascio anche il link del nuovo catalogo, della nuova campagna dell'Avon, così potete dare un'occhiata anche ai rossetti e tutti i prodotti che ho utilizzato di questo brand. Vi ricordo, come sempre, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di seguirmi anche su Instagram, dove potremmo parlare magari anche di make-up e di tutto quello che volete. Io vi do un grande bacio e un fortissimo abbraccio, vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao!